E adesso, Gigi, io direi di spostarci a Praga, in Repubblica Ceca, dove dal 25 novembre al 1 dicembre è in programma il Mittel Cinema Fest, festival centroeuropeo di cinema italiano contemporaneo. Ricordiamo che Patrimonio Italiano TV è media partner di questa splendida iniziativa, giunta alla sua nona edizione in Repubblica Ceca. Propone un'ampia e variegata rassegna con le novità e i successi della più recente stagione cinematografica italiana. La selezione comprende 11 titoli tra documentari e film, opere di grandi registi e di autori emergenti, interpretati da attrici e attori affermati accanto a giovani talenti. E andiamo a collegarci con l'Istituto Italiano di Cultura di Praga, con la direttrice Alberta Lai. Buongiorno direttrice, ben trovata a Patrimonio Italiano TV. Buonasera da Praga e grazie a Mike e Luigi per l'invito. Direttrice, è sempre un piacere. E noi ci lasciammo il 4 marzo 2020, data della sua intervista a Patrimonio Italiano TV, in pratica agli albori di questa terrificante pandemia. E da quell'intervista, insomma, è passata parecchia acqua sotto i ponti e ci ritroviamo qui oggi per raccontare di questo meraviglioso festival che torna in presenza. Un programma corposo, come abbiamo visto anche nei comunicati. Ci racconta un po' come è strutturato questo festival? E grazie dell'opportunità di poter parlare del Mittel Cinema Fest, un festival centroeuropeo dedicato al cinema italiano contemporaneo. Il festival torna in presenza nella splendida sala del Cinema Lucerna di Praga dal 25 novembre al 1 di dicembre. Presenteremo 11 pellicole, 8 film e 3 documentari. Le pellicole sono state selezionate in collaborazione con Cinecittà Luce, fra le novità e i successi della più recente stagione cinematografica italiana. Welcome Venice di Andrea Segre aprirà la rassegna. Abbiamo scelto questo film per molteplici ragioni, alcune delle quali ovviamente intrinseche al film, ma anche per rendere omaggio alla città lagunare, in occasione del 1600° anniversario della sua fondazione. Tra i film in programma spiccano 7 premi assoluti in Repubblica Ceca, mentre gli altri titoli sono già stati presentati nell'ambito di prestigiosi, festival internazionali del cinema qui in Repubblica Ceca. Il nostro festival quindi permetterà al pubblico ceco di apprezzare un campione rappresentativo del cinema italiano contemporaneo e di vedere gran parte dei film che hanno rappresentato l'Italia al Festival di Cannes, alla Mostra del Cinema di Venezia nel corso del 2021 e posso citare alcuni titoli: America Latina dei fratelli d'Innocenzo, Aria Ferma di Leonardo Di Costanzo e il già citato Welcome Venice. Molti dei film che abbiamo scelto appartengono al genere drammatico, ma abbiamo voluto concludere il festival con una commedia, Per tutta la vita, di Paolo Costella. L'unico rammarico è quello di non aver potuto neppure quest'anno invitare e avere in sala i registi, gli attori, le attrici, ma purtroppo la situazione pandemica in Repubblica Ceca è ancora piuttosto complicata e non esattamente favorevole ai viaggi. Prossime iniziative dell'Istituto? Beh, posso dire che siamo già proiettati verso la programmazione 2022, che si preannuncia particolarmente ricca e interessante. Non voglio ancora svelare troppo, ma posso annunciare che il prossimo anno il nostro istituto, che è il più antico della rete degli IIC, festeggerà il suo centenario, il centenario della sua fondazione. Pertanto siamo già a lavoro, per esempio, in modo da garantire una presenza importante, una partecipazione italiana importante ai festival, ai più importanti festival
internazionali e ciechi nei diversi settori, dalla musica al teatro, alla danza, al design, in modo da avere appunto la possibilità di mostrare la capacità dell'Istituto di Cultura di promuovere l'Italia in tutti i settori principali della cultura. E posso inoltre anticipare che l'Italia sarà paese ospite d'onore alla Fiera del Libro di Praga il prossimo giugno. E stiamo già mettendo insieme una vetrina ampia e variegata della letteratura e dell'editoria italiana, con la partecipazione di numerosi scrittori e scrittrici. Direttrice, nel salutarla e ringraziarla, io le chiedo ovviamente anche un saluto ai telespettatori di Patrimonio Italiano TV. Dunque, un caloroso saluto a tutti i telespettatori di Patrimonio Italiano TV e agli italiani che da tutto il mondo ci seguono. Grazie della vostra attenzione e arrivederci.